È salvata dall'arsenale di Venezia la prima circumnavigazione dell'Italia da parte di un velista con disabilità motoria. Una festa prima dello spiegamento delle vele del trimarano. Tutti attorno a Marco Rossato, 44enne di origini vicentine, che con Andrea Stella, un altro vicentino, porta avanti importanti progetti di valore sociale. E stiamo lavorando anche con altri ragazzi, e gli obiettivi quali sono? Sono quelli di far capire che se siamo riusciti a togliere, come dice sempre Andrea, le barriere dal mare, non vedo perché nelle nostre città ci siano tutte queste difficoltà. Prima tappa Chioggia, poi Ravenna e la discesa dell'Adriatico, Puglia, Calabria, 63 tappe fino a Genova, dove Marco, che navigherà in compagnia del suo cane Matley, dovrebbe approdare a fine settembre. È un'iniziativa a cui con molto entusiasmo abbiamo aderito, questa di ospitare la partenza della prima circumnavigazione della penisola da parte di un disabile motorio. A questo punto, buon vento! Grazie mille, vi ringrazio tantissimo e seguitemi safeforall.it e grazie a tutti.